Seconda puntata, secondo appuntamento dedicato agli esercizi, ai principi e alla sapienza sufi. Il punto di riferimento resta sempre il libro di Philip Goins, Sufismo pratico. La pratica del sufismo di Philip Goins è legata alla tradizione dell'ordine sufi da lui frequentato negli Stati Uniti, fondato da Hazrat Inayat Khan, e già questo è un elemento in più che ci mostra quanto la tradizione mistica sufi non si limiti al luogo geografico che siamo in genere abituati a considerare appartenente a questa tradizione, ovvero l'Islam medio orientale. Infatti, Hazrat Inayat Khan è indiano, ma è fondatore di un ordine sufi e quindi di misticismo islamico che ha divulgato e ha divulgato in tutto il mondo, in particolare in Occidente, la sapienza della tradizione sufi. Ieri abbiamo visto in Mushaba l'esercizio attraverso la respirazione dell'autoesame. Oggi incontriamo un altro grande principio, un altro grande super insegnamento di moltissime, se non di tutte, le tradizioni mistiche, ovvero il trovare quel centro di esattezza spirituale che ci libera da ogni dipendenza materiale e che ci libera anche da ogni transitorietà e che ci permette di raggiungere la perfezione. Iniziamo allora con la citazione di Hazrat Inayat Khan di oggi, che ci guiderà al principio sufi di oggi, che ci guiderà all'esercizio sufi di oggi. Ma siccome vi ho parlato di dipendenza, mi ricordavo che c'era un'altra bellissima citazione, non di Hazrat Inayat Khan, ma di suo nipote, Pir Vilayat Inayat Khan. Dice questo: abbandonare una dipendenza è uno degli atti più potenti che possiamo fare. Uno degli atti più potenti che possiamo fare. Rifletteteci sull'importanza di vincere le nostre dipendenze. Veniamo invece alla citazione di Hazrat Inayat Khan. In virtù del loro carattere transitorio, i piaceri terreni sono ombre della felicità. La vera felicità è nell'amore, nel ruscello che scaturisce dalla propria anima. E colui che permette a questo ruscello di scorrere costantemente in tutte le situazioni della vita, in tutte le circostanze, per quanto difficili, possiede una felicità veramente sua, la cui sorgente non è al di fuori, ma dentro di lui. Ed ecco che questa citazione di Hazrat Inayat Khan ci porta al principio di cui volevo parlarvi oggi, ovvero il principio del Kemal, che significa perfezione. Perché ho messo in correlazione questa frase sulla transitorietà dei piaceri materiali e invece sulla esattezza e l'impermanenza o eternità della felicità che scaturisce unicamente dalla ricerca e dalla fonte interiore? Perché questo Kemal, che significa appunto perfezione, scaturisce, secondo la tradizione sufi, da altri due principi fortemente connotanti diverse tradizioni, soprattutto orientali, ovvero il principio maschile e il principio femminile. Infatti, Kemal, secondo la tradizione sufi, si trova tra principio maschile e principio femminile. Il principio maschile è chiamato Jelal e il principio femminile è chiamato Jemal. Tra Jelal e Jemal c'è questa perfezione, che non si trova perciò né nel maschile né nel femminile. Attenzione, e qui invece si differenzia da altre tradizioni, né nella
né dalla compenetrazione di maschile e femminile, ma si trova nel vuoto, in quella sorta di spazio sinaptico che è quell'impossibile connessione, quell'impossibile contatto tra i due principi. Certamente entrambi i principi contribuiscono a creare questo vuoto, ma è nel vuoto centrale, il vuoto mistico, il vuoto che troviamo in tante altre tradizioni, per esempio il sunyata nella tradizione buddista, o anche la condizione di zero limits che troviamo in Ho'oponopono. Quindi non soltanto nelle tradizioni orientali, ma anche in tante altre suggestioni perlomeno spirituali. In questo spazio si trova la perfezione, ecco perché è così importante sapere, ed ecco perché vi ho citato quel passaggio di Asratinayat Khan, andare oltre la transitorietà significa anche andare oltre non soltanto i generi, diciamo così, ma andare oltre le identità che si incarnano a livello terrestre, che si manifestano appunto come identità specifiche materiali sessuali. Non è ovviamente legato soltanto alla sessualità, ma è anche interessante, data la nostra società ipertroficamente sessualizzata, anche se impotente dal punto di vista di significato più alto della sessualità. L'impotenza ovviamente si lega alla violenza, al sopruso. Si lega per esempio alla pornografia, ne abbiamo già parlato. La nostra è una società violenta, è una società che molesta qualunque tipo anche di erotismo, è una società pornografica e quindi anche un aspetto più diretto, diciamo così, sessuale di maschile e femminile ci fa gioco nel concetto di Kemal, ovvero di superamento nel vuoto che è oltre ogni identità, oltre ogni genere, oltre ogni sessualità, oltre ogni materialità. Ed ecco che per arrivare a Kemal possiamo utilizzare questo esercizio della tradizione Sufi che parla di noi, che ci fa sperimentare, per meglio dire, noi stessi come testimoni. Shahid, questo è il termine appunto per testimone. L'esercizio dello Shahid consiste semplicemente in un'altra azione consueta presso diverse altre tradizioni, ancora in particolare mi riferisco a quella buddista, dell'osservare senza attaccamento, dell'osservare senza giudizio, dell'osservare in modo equanime, senza essere coinvolti, ma con la giusta equidistanza da ogni sensazione, da ogni emozione e appunto da ogni giudizio. Il distacco oggettivo da sé, e anche qui se conoscete un po', se avete seguito e seguito questo canale, ne ho già parlato più volte, il distacco è quella forma che in PNL, in programmazione neurolinguistica, si chiama dissociazione, cioè io mi allontano dal coinvolgimento e quindi mi distacco e mi dissocio, così posso guardare a distanza. Ma si tratta anche di un'altra azione della PNL, ovvero quell'azione nota come l'uso delle submodalità. Io allontano la forma da grande, la faccio diventare piccola. Questa è una submodalità visiva. E c'è un altro argomento in più che ci mostra quanto queste tradizioni, anche come vi preannunciavo ieri, sono assolutamente pertinenti anche, cioè la loro pratica la ritroviamo, quindi pertiene anche alle tradizioni più laiche e contemporanee, psicologiche o di azione psichica, conscio o subconscio, perché lo stesso Philip Goins cita lo stato alfa che è lo stato meditativo reso noto, celebre da
José Silva, con il suo metodo Silva, ha stabilito, diciamo così, in modo canonico, fra virgolette, quello stato che permette di raggiungere una condizione che non è più beta, cioè non è più lo stato di veglia, ma non è ancora lo stato di sonno profondo, dove si perde anche la coscienza di sé e dove sempre di più, per dir così, il subconscio diventa predominante, mentre il conscio viene obnubilato. Lo stato alfa, che infatti è quello stato di leggerissimo sonno, direbbe Neville Goddard, o lo stato appunto meditativo, è quello stato che favorisce questa azione. Shahid, il testimone, è favorito dallo stato alfa. Quindi la tecnica è così fatta, già detta, molto semplice. Si entra nello stato alfa in che modo? Contando da 10 a 1, contando da 20 a 1, contando da 30 a 1, o rilassandosi o chiudendo gli occhi e magari eseguendo il bilanciamento della respirazione che abbiamo visto ieri, contando da 1 a 4. Inspirazione 1 a 4, espirazione quando si è pronti, si sente di essere pronti, ecco che semplicemente rivediamo la nostra giornata con distacco, senza giudizio, come se fossimo appunto uno shahid, un testimone. Secondo gli insegnamenti sufi, attraverso questo sguardo otteniamo due scopi. Il primo scopo è quello appunto di riuscire a osservare le cose nella distanza esatta, quella distanza non coinvolgente, che fa sì che ogni emozione dell'attaccamento transitorio alle cose venga risolta e dissolta. E dall'altra parte, questa azione, e usiamo un altro termine tratto da altra tradizione, dalla meditazione trascendentale, questa azione permette di trascendere. Permette il superamento. A un certo punto, non sempre viene, ovviamente la esercitazione, la pratica è quello che conta, come sempre, può avvenire che appunto si trascenda direttamente la realtà di quella giornata nel vuoto, anche solo magari per un istante, anche magari soltanto per neppure un istante, magari ci è parso di averlo sperimentato, ma forse non è mai avvenuto. O forse sì, quell'istante di perfezione, o quel minuto, o quell'eternità, vi auguro, di perfezione, è il Kamal.